amici ed amiche di Games Village, oggi siamo qui con Alessio che ha visto in anteprima una demo di Dying Light 2, il cui motto è Your World, Your Choices, il tuo mondo, le tue scelte. In che senso? Beh, questo è uno dei fattori più importanti del gioco, perché tutta la narrazione di Dying Light 2 è strutturata proprio sulle scelte che l'utente compierà in game. Questo aspetto però è molto interessante perché non riguarderà, come tantissimi altri giochi narrativi, e semplicemente delle modifiche a livello di storyline, ma questo influenzerà anche il level design. Infatti nella missione che abbiamo potuto vedere, senza effettuare ovviamente spoiler che potrebbero minare poi l'esperienza in futuro, vi possiamo dire che ad un certo punto il protagonista ha dovuto scegliere se attivare o meno delle pompe d'acqua che avrebbero permesso agli abitanti, insomma, di potersi riprendere e di poter bere tranquillamente. Questa cosa però produrrà anche un effetto secondario, ovvero svuoterà delle aree precedentemente sommerse e quindi permetterà al giocatore successivamente di esplorarle liberamente, liberando ovviamente tra l'altro anche degli zombie. Cioè, quindi sostanzialmente in questo senso la decisione intrapresa dal team di sviluppo è quello di fornire al player le scelte, ma con conseguenze che possono influenzare anche il gameplay stesso, che è sicuramente un aspetto interessante e non visto in maniera particolare in altri giochi. Decisamente sì, abbastanza originale possiamo dire. Quindi il mondo di gioco e la sua struttura sono molto importanti in Dying Light 2, che sappiamo essere un gioco improntato sul movimento, sul parkour anche. Assolutamente, infatti il parkour è, potremmo dire, l'altro aspetto fondamentale dell'esperienza di gioco di Dying Light 2. E c'è da dire che rispetto al primo capitolo sono stati compiuti dei passi in avanti inimmaginabili. Chi ha giocato il precedente capitolo saprà benissimo che in alcune circostanze il parkour era sì positivo, ottimo, ma un pochino legnoso. Quello che è stato fatto con Dying Light 2 è proprio una rivisitazione completa del parkour, dove ogni singolo oggetto che vedrete potrà essere scalato, ogni singola stanza potrà essere utilizzata per nascondersi o per dirigersi in altre location, e veramente la mobilità e la sensazione di velocità che si ha esplorando tramite il sistema di movimento di Dying Light 2, da quello che abbiamo visto, è semplicemente incredibile. Quindi veramente sotto questo punto di vista ha veramente dei grandissimi passi in avanti, e riteniamo che questa potrà essere una delle feature più apprezzate anche dai giocatori, magari, che vogliono semplicemente esplorare il mondo di gioco per viversi appieno la catastrofe zombie, insomma. Scappare e esplorare, ok, però appunto ci stanno anche gli zombie. Come li affrontiamo sti zombie? Assolutamente, tramite un sistema di combattimento che anche in questo caso è stato rivisitato, migliorato ed espanso, perché ora il protagonista potrà effettuare delle schivate molto più efficaci rispetto al passato e potrà ovviamente utilizzare le classiche armi bianche, che ovviamente di fortuna, essendo un mondo post-apocalittico, quindi qualsiasi tipo di oggetto contundente che possa essere efficace contro gli zombie. Però la novità in questo senso è che si potranno implementare degli accessori che renderanno le armi decisamente più efficaci, come ad esempio abbiamo potuto vedere inserire un congegno elettrico che rendeva l'arma, in questo caso quindi elettrica, e quindi decisamente più efficace contro gli zombie, il che è sicuramente un'espansione non da poco. Ma la novità delle novità è che addirittura potranno essere si potranno sottrarre le armi dai nemici più potenti, armi da fuoco, sfruttarle ovviamente per pochi proiettili, altrimenti verrebbe minata l'esperienza di gioco di Dying Light 2, uccidere i nemici e poi, una volta scarica, utilizzarla anche come bellissimo strumento per spappolare i crani. Quindi insomma doppio uso, two gusti smell che one, insomma, come si suol dire. Esattamente. Quindi insomma, questo è il quadro generale su Dying Light 2. Sfortunatamente la demo che abbiamo potuto vedere era la stessa delle tre, però gli sviluppatori hanno rivelato che in futuro verrà rilasciato un nuovo gameplay e quindi potremo sicuramente apprezzare qualcosa in più. Chiaramente a livello narrativo è tutto ora ancora avvolto nel mistero, perché la demo da noi vista era incentrata esclusivamente sul gameplay. E allora, in attesa di avere nuovi gameplay da vedere e magari qualche demo da provare, magari, per ora è tutto dalla Gamescom per quanto riguarda Dying Light 2. Grazie Alessio, e continuate a seguirci sempre sui nostri canali, YouTube, sito, tutto quanto. Sapete tutto quanto, ci sono i link in descrizione. Alla prossima!